manifestazione di domenica, ti devo essere sincero, coglie anche a me di sorpresa. Perché? Perché è nata spontaneamente da alcuni amici di Don Giulio, ma più che amici proprio dei parrocchiani di Don Giulio. Io l'ho saputo tramite internet di questa manifestazione, però è una manifestazione che vuol dire cos'è Don Giulio, cioè l'affetto che Don Giulio ha saputo creare nei suoi confronti in questo paese. Io mi ricordo com'era la chiesa qui prima e ho visto quello che ha fatto lui qua. I ragazzi, ha ricomposto il gruppo ragazzi, ce ne sono pochi, perché, però ha ricomposto il gruppo ragazzi, ha aperto la chiesa a tutti. Questa chiesa era aperta per poche ore, adesso qui tu vieni al mattino, la apri alle 8, credo, non lo so sinceramente, comunque al mattino e fino alla sera alle 10 è aperta, chiunque può entrare in chiesa, se cerchi è disponibile, ma lui è il Don che ha raggruppato questo paese, lui è il Don che gira d'estate con maglietta, sempre con la sua croce, sia ben chiaro, sempre distinguibile da un punto di vista ecclesiastico, ma con la maglietta, con le ciabatte, i jeans, è il Don che saluta tutti, è il Don che va a fare la spesa. Qui anni fa c'è stata un'alluvione grossa, e lui si è messo gli scarpe, si è messo gli stivali, la pala in mano, era lì che scavava insieme agli altri, fianco gomito a gomito con le altre persone. Non è un Don comodo, perché ha le sue idee. Io capisco che non sia un Don comodo, però non è neanche, è un Don. Stare in mezzo alla gente vuol dire questo. Venire la domenica mattina la chiesa, che è perché lui fa messa il sabato e la domenica, la gente si ferma qui davanti perché non riesce a entrare. Un significato ce l'avrà. Ecco perché c'è questa mobilitazione. Qui la gente del paese, qualsiasi cosa hai bisogno lo trovi. Per carità, non è che sia Gesù Cristo venuto in terra, però è un Don, ripeto, forse è un Don che si stacca un po' dalla figura del Don che noi ci immaginiamo, o quantomeno che forse le persone si immaginano, però è un Don che vive il suo tempo. È stata sempre difficile la convivenza con i preti, però avevamo la fortuna di avere un prete che veramente ci ha aperto gli occhi, ha aperto l'anima, il cuore, e siamo state delle persone che non abbiamo accettato le cose belle. Come se avesse avuto una malattia, non sono più in grado di pensare niente, perché per lui si verifica una cosa che sarà sempre più da tutti noi amato, perché ha cresciuto l'amore per lui. E domani proprio non me lo so vedere buono, perché se ci sono certi elementi che non va niente, a noi avevamo adesso il massimo e questo non l'abbiamo apprezzato. Le idee possono essere diverse, però io rispetto le idee degli altri. Io in tante cose mi ha aperto gli occhi, come ripeto, perché eravamo così chiusi e non capivamo certe belle cose che lui ci ha fatto comprendere, perché siamo tutti fratelli, non dobbiamo essere uno contro l'altro. Se ognuno è vero quello che dice Gesù, guardi la pagliuzza nell'occhio dell'altro mentre tu hai il trave. E vorrei che il Vescovo potesse meditare su questa cosa, perché secondo me Don Giulio non è un prete da sospendere, è un prete da promuovere. Di conseguenza trovo assurdo questa cosa, perché abbiamo avuto dei preti che certamente non si sono comportati bene, ma che non sono stati presi provvedimenti assoluti. Qui non ha fatto male a nessuno, ha rispetto per le idee di tutti, vuole che la Chiesa sia più aperta e più accogliente, non vedo dove sta il peccato. Oltretutto le leggi della Chiesa, io sono una persona semplice, ignorante, ho 81 anni, quindi voglio dire, sono nata nella Chiesa, ho sempre creduto e continuo a credere a prescindere dai vescovi e dai sacerdoti e dai papi, perché credo in Dio e in Gesù Cristo. Però voglio dire, sono leggi che comunque sono state fatte da uomini, non infallibili, come siamo tutti noi. Di conseguenza, Don Giulio, in tutto il suo predicare, comunque ha sempre predicato il bene e l'amore per tutti. Quindi, perché sospenderlo? E allora sono
non arrabbiata, di più è amareggiata e sconfortata, perché dopo 81 anni la chiesa di Bonassola, se Don Giulio se ne va, non mi vedrà più. E siccome Papa Francesco ha avuto il coraggio, l'umiltà di inginocchiarsi e di chiedere perdono tante volte per il male che la Chiesa aveva fatto alle persone, spero che la possa leggere, che possa ricevere, chiamare Don Giulio, avere un confronto con lui, paterno, perché lui è un padre, e che capisca che uomo è e cosa stiamo perdendo. Quindi queste sono le mie parole e il mio pensiero.